penso che devo aggiungere molto da una bellissima presentazione, insomma, io devo mandare Corvino per raccontare un po' tutte le dinamiche relative a questa sessione di operazioni sul trasferimento di calciatori. Posso solo aggiungere a quello che ha detto ieri Pantaleo, che siamo molto soddisfatti del lavoro che è stato svolto, pensiamo di aver attrezzato una formazione competitiva per gli obiettivi che stiamo perseguendo. Formazione che può ben figurare nel campionato di Serie A, raggiungendo quel consolidamento che il nostro proprietario si auspica, e nel contempo gettare le basi per una squadra che possa raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi nel futuro. Per far questo, abbiamo ripetuto forse fino a noia che volevamo creare un gruppo che fosse composto da giocatori più giovani, di prospettiva, ed altri più esperti, in modo da creare un adeguato mix tra queste componenti. Penso che ci siamo riusciti, le trattative spesso sono state più lunghe del previsto, perché quando cerchi giocatori importanti, ed Emanuele con la sua storia ne è uno, non sempre questo è possibile farlo in breve tempo, perché poi bisogna anche rispettare quelli che sono dei limiti che sulle singole operazioni ci siamo posti. Sono felicissimo che Manuel abbia sposato questo progetto con noi. Per farlo ha fatto anche lui, e bisogna essere riconoscenti uno sforzo economico rispetto a quello che aveva in Inghilterra. Penso che sia un attestato di stima verso il club, verso la città, verso i tifosi, verso il progetto sportivo, e di questo ne siamo onorati. Per noi è stato uno sforzo anche finanziario notevole, perché ovviamente i livelli di stipendi che si registrano in Premier League non sono quelli, diciamo, tipici di un club come il nostro, però alla fine l'abbiamo fortemente voluto, ed è stato anche molto bravo Pantaleo Corvino a insistere fino all'ultimo per portarlo qui da noi. Quindi sono molto contento di presentarlo, e ve lo lascio quindi per le domande di Ramadi. Prego. Paolini, Vitali, Massimo Vitali, l'aspettatore. Benvenuto Emanuele, ecco, ti Grazie. chiedo con che stato d'animo torni in Italia a giocare nel tuo campionato, ecco, dopo questa esperienza di ieri. Ma guarda, torno con grande entusiasmo, con grande felicità per essere qui a Bologna. E soprattutto con grande voglia di rimettermi in gioco e di fare di tutto per questa squadra. Bolognini, Radio Nazionale. Ciao, benvenuto. Cosa ti ha fatto scegliere Bologna? Cosa ti ha convinto? Cosa pensi di poter dare sia a te stesso che alla squadra che Bologna? Ma Bologna, io appena ho avuto questa possibilità, che abbiamo cominciato a parlare con il direttore tramite mio agente, così ho detto subito di sì. Ho detto subito di sì perché prima di tutto è una società importantissima, un club che ha storia, un club che ha vinto tanto in Italia, è un club dove c'è una forte società, dove ci sono grandi ambizioni, ecco. Poi il direttore è stato, cioè, il direttore mi voleva già qualche anno fa, c'era già stato qualcosa prima, poi dopo non siamo riusciti a farla perché abbiamo fatto altro, però il direttore è stato molto convincente, ma io non avevo bisogno di essere convinto, cioè, ho detto subito di sì. Campione di un sì, ti ha cercato anche qualche altra squadra qui in Italia, o era solo Bologna, qui in Italia lì. No, no, io sinceramente quando parlavo con il mio agente, parlavo solo con Bologna. Bologna mi ha voluto fortemente e io ho voluto fortemente Il Corriere dello Sport, Iacuino Gazzetta.
Ciao, benvenuto, bocca al lupo. Niente, cosa ti porti dietro dall'esperienza in Inghilterra? E poi volevo sapere se uno dei tuoi obiettivi è non soltanto la salvezza, ovviamente per il Bologna, ma anche riconquistare la nazionale. Guarda, l'esperienza in Inghilterra è stata un'esperienza bellissima, un'esperienza che rifarei perché ho avuto, sono cresciuto come calciatore perché è un calcio diverso, un calcio completamente diverso rispetto al nostro, quindi il mio bagaglio si è incrementato, ecco. E niente, no, per quanto riguarda la nazionale, sicuramente è una cosa importante che ogni giocatore ambisce ad arrivare in nazionale. Io sono stato in nazionale negli ultimi 3-4 anni, quindi so quello che vuol dire arrivare in nazionale, però per me l'importante è Bologna, far bene a Bologna e cercare di fare il massimo questa squadra. Se arriverà la nazionale, tanto meglio. Ciao Emanuele, mi trovo a parlare in... Ciao. Sì, scusa, c'era... Ok. Posto che trovo. Vieni da 2 anni in Brasile, il primo, grandi soddisfazioni, gol, nazionale di Coppa, nel secondo con qualche problema fisico. Come stai? Sei ripreso completamente? Sì, purtroppo il secondo anno è stato un anno molto difficile, perché ho avuto due infortuni e ho giocato poco. Per fortuna sto bene ora, ho fatto tutta la preparazione, ho fatto tutte le amichevoli, quindi sicuramente avrò bisogno di giocare, ecco, quello sicuro, però sto bene a livello fisico e sono pronto, insomma. Sono arrivato qua con grande entusiasmo, voglia di fare, quindi sono molto carico. Tocca farti una domanda antipatica. Come ben sai, c'è una grande rivalità tra Bologna e Cesena. Vieni, sono stato a Cesena qualche anno fa e in una conferenza stampa a domanda diretta dicesti mai Bologna, almeno così ho trovato su internet. Hai cambiato idea in questi 4 anni? Ma diciamo che Cesena per me è stata, sono stati 3 anni importanti perché dalla C siamo arrivati in A e siamo conquistati la salvezza. Però Cesena è il passato, no? In questo momento è presente Bologna e sinceramente se hai trovato quell'intervista nella vita si può anche cambiare idea, no? Quindi sono contento di essere qua e ora devo cercare di fare il massimo per questa maglia. Mossino, il Corriere della Sera e poi Baccolini del Repubblica. Chiedo la formula del trasferimento, intanto benvenuto prima di tutto. Chiedo la formula del trasferimento, sono prestito secco. Allora no, prestito secco. Quindi hai il contratto però con Sandra, hai il contratto di un altro anno? Sì, con Sandra. Poi ti chiedo se Conte, se lo hai sentito, visto che comunque chi aspira alla nazionale e all'europeo deve giocare nel proprio club, se immagino che rientrando in Italia se lo hai sentito però. No, mister non l'ho sentito, sinceramente. Penso che lui mi conosca, sa che giocatore sono, quindi se farò bene dimostrerò di essere da nazionale, mi chiamerà sicuro. Se non lo dimostrerò, no. Da cogliere pure. Senti, dal tempo verbale che hai usato sulla tua esperienza inglese, insomma, deduco che la voglia di rimanere in Italia, insomma, sperando che tutto vada bene, sia forte, anche perché penso alle parole che ha usato Advocat poco tempo fa su di te, quindi insomma, è stato un ulteriore incentivo all'esodo, possiamo dire così, quando ha detto è un giocatore forte, ma non per noi, non per l'Inghilterra. Cosa intendeva secondo te? Sinceramente ho parlato con il mister mi ha dato... cioè in pratica è stata la scintilla che ha fatto sì che io chiedessi il trasferimento, parlassi io con i miei agenti per andare, perché mi ha fatto capire che non ero parte del progetto. Quindi è un ringraziamo. Questo è un suo pensiero, è una sua idea. Primo anno giocato in Premier League penso di aver fatto anche bene, perché tanti giocatori arrivano in
Premier il primo anno e non è facile, quindi è una, un suo pensiero e io ho preso le mie decisioni, sono contento di essere qua. Aquilino Gazzetta. Quali sono stati gli aspetti positivi e negativi dell'esperienza in Premier? Ma aspetti positivi che metti dentro tante cose nel tuo bagaglio professionale, no? Che il calcio è completamente diverso e sono tante altre cose dove puoi migliorare. Gli stadi soprattutto sono bellissimi, pieni, la gente si comporta in modo straordinario. Diciamo che il modello inglese è veramente un modello dove dobbiamo veramente, c'è un esempio, ecco, per tutti. Cose negative, diciamo il tempo, il clima, dove veramente è difficile adattarsi, però non ci sono grosse cose negative, ecco, per un calciatore. Marco Francia, benvenuto. Che ruolo ti aspetti di avere in questa squadra? Non parlo da un punto di vista tattico, ma da un punto di vista, diciamo, gerarchico, psicologico, non so, pensi di essere un leader in questa squadra così giovane? Lo vuoi essere? Ma sicuramente sono, spero di essere un giocatore importante, ho esperienza insieme a altri ragazzi che sono qua, come Brienza, Castaldello, Destro stesso, insomma, abbiamo tante partite in Serie A, quindi possiamo dare sicuramente. Innanzitutto dobbiamo essere ad esempio per i giovani e sicuramente dovremo prenderci di più la responsabilità, perché sicuramente siamo giocatori che hanno giocato tanto e quindi sicuro nei momenti difficili, ecco, dovremmo essere bravi non solo dal punto di vista tecnico in campo ma anche fuori dal campo a portare, insomma, i giovani nella direzione giusta. Sì, ci sono venuti addirittura a salutare alcuni dei gruppi organizzati della curva, te l'aspettavi una cosa comunque che a Bologna ci fosse così partecipazione, ecco, al tuo arrivo? Ma sinceramente no, infatti mi ha fatto grande piacere, insomma, ho conosciuto i capi ultra e mi hanno accolto veramente bene, quindi spero, dai, di. Io ho detto farò il massimo, farò di tutto, farò il massimo per questa squadra. Quindi. D'accordo. No, so che magari a Sangro avevi altre occupazioni che guardare la parabola del Bologna, che Bologna si è entrato nella tua vita solo di recente, però adesso il Bologna è entrato in una luce completamente nuova. La bilancia commerciale del mercato del Bologna in negativo, quindi con investimenti, ha superato quella del Barcellona e del Chelsea, per dire. Come hai vissuto, pur dall'esterno, come sotto che luce vedevi Bologna prima e come la vedi adesso? Ma vedendola da fuori, Bologna ha attraversato degli anni difficili, no? Soprattutto all'inizio dell'anno scorso, penso, almeno da quello che leggevo. Sì. Poi c'è stato l'intervento del presidente, che diciamo è stato un intervento molto importante, e ora il Bologna è una società, penso in Italia, una delle società più importanti, più solide dal punto di vista finanziario, no? Quindi anche il mercato che ha fatto lo dimostra, perché ha investito tanto e è una squadra che viene dalla Serie B, di solito fa più fatica, no? per il mercato. Invece è stato fatto una cosa straordinaria, no? Dal punto di vista degli investimenti, dei giocatori. Quindi è una società che ha messo le basi per il futuro. La fame è sempre stata una componente importante delle carriere di tutti, ma nella fattispecie anche della tua, vedendo come sei cresciuto, la gavetta che hai fatto. Ecco, quanta fame hai oggi?
quanta voglia anche hai di tornare Giaccherino, per usare l'affermazione che non la battuta che fece il CT Antonio Conte, ecco. Ma la fame ce ne vanta, sono venuto qua apposta, quindi mi sono voluto rimettere in gioco e ho tanta voglia di dimostrare prima di tutto a me stesso, poi anche ai tifosi, alla società che hanno fatto questo investimento, e ho grande voglia. Per ritornare a Giaccherino ci faremo di tutto, insomma, sicuramente ho bisogno di giocare, ho bisogno di allenarmi, di lavorare e vediamo. Finisco, e qua pare abbastanza chiaro che si vada verso un tipo di modulo che è il 4-3-3, ecco, tu immaginiamo che sia quello che farà uno dei due esterni, ecco, il tuo ruolo. Conosciamo la tua storia, ecco, ma puoi anche giocare all'interno in centrocampo, però ecco, negli anni non credo che sia cambiato. Ecco, sì, diciamo che io sono a disposizione del mister, perché anche ieri ho parlato in allenamento con lui, e sono a disposizione per fare l'esterno, per fare la mezzala, per fare tutto, insomma. È logico che preferisco sicuramente giocare esterno e mezzala, quei due sono i ruoli che ho fatto negli ultimi 4 anni, quindi sono a disposizione, deciderà il mister dove cambiare. Diciamo che dal punto di vista organico mi sembra che sia più utile che tu giochi esterno, perché nel senso che questa squadra centrocampo ha tantissimi, magari tu sei più bravo a mezzala, certo. Però è davanti soprattutto che probabilmente serve quel tipo di giocatore che tu potresti essere. Esatto, infatti il mister mi ha detto anche ieri che lui ha intenzione di farmi giocare esterno. Qualche tuo ex compagno, magari alla Juve, che ti ha detto qualcosa in questi giorni rispetto a questa scelta? Ha sentito Marchisio, era molto contento per me, era molto contento che era tornato in Italia, e ho ricevuto in bocca al lupo da parte di tanti colleghi, quindi Parolo, Chiellini, quindi dai, sono contento anche io di essere qua, sono contento di poter giocare ancora contro di loro. Una curiosità, perché ti dico la verità, non mi ricordo, probabilmente i colleghi, tu con destra hai giocato in nazionale? Sì. Una curiosità. Soddisfatto. Il numero di maggio? 17. Motivazioni? Ma il mio numero è il 23 di solito, però il 23 c'è Franco, quindi c'erano rimasti pochi numeri, 17 era quello che mi piaceva. Non c'è superstizione. Assolutamente. Senti, il fatto che sia stato Ponte a cambiarti ruolo da esterno in mezzala e adesso tornerai a fare l'esterno, pensi che possa penalizzarti in ottica nazionale, essendo stato proprio Ponte a cambiarti di ruolo? Ma io penso che se io dovessi far bene, penso che il mister non abbia problemi, perché come cioè mi conosce, sa che giocatore sono, quindi sa quello che gli posso dare. E ci sono tanti esempi di giocatori che, per esempio Florenzi stesso ora gioca terzino, e sinceramente non conta tanto il ruolo, conta quello che fa in campo. Prego, volevo dire. Al limite ho già che con lui è destro, facciamo cambiare modulo nazionale. Scherziamo ovviamente. Ti volevo chiedere, questa squadra l'hai vista da un giorno, quindi non è che puoi giudicarla, ma c'è un calciatore, quindi vedi anche il valore dei tuoi compagni. Quanto vale questo Bologna? Perché il dibattito è aperto, c'è cioè grandi giocatori in prospettiva, però magari che devono dimostrare sul campo di essere giocatori importanti. Come ti sembra questo progetto che nasce con tanti giovani e qualche giocatore importante, esperto come te? Ma sicuramente, io ho visto anche la partita sabato contro il Sassuolo, una squadra che è giovane, ci sono tanti giocatori che sono arrivati ora nell'ultima settimana, quindi il nostro campionato inizia da domenica prossima contro la Sampdoria, no? Penso che c'è bisogno di lavorare perché
essendo anche una squadra giovane bisogna lavorare, però vedo la squadra che ha tutte le basi per salvarsi tranquillamente. Prego. Mossini, poi magari andiamo a concludere. Una domanda al direttore, che ieri avete fatto, consegnato la lista, se ci sono novità, se ci sono giocatori che sono rimasti fuori o quant'altro. No, ufficialmente ancora no, infatti un'istruzione legale, possiamo, sì, alla fine possiamo anche anticiparla noi, perché pensavo fosse stata consegnata, per come ho detto. Le scelte che la società ha fatto sono legate alla presenza di più calciatori per lo stesso ruolo, quindi alla fine dovevamo effettivamente numeri in eccesso rispetto alla necessità, anche per consentire al mister di poter lavorare in maniera serena, si è proceduto a un'esclusione dalla lista. Poi alla fine questo sovrannumero riguardava gli attaccanti centrali, dovevamo Cascia in più rispetto a quelle che erano indicazioni dalla parte tecnica, e per quanto riguarda la destra avevamo tre laterali destri, quindi è rimasto fuori Ceccarelli. Spero per loro più presto, poi, che magari col mercato di gennaio si riesca a trovare una collocazione, perché comunque in fondo non è piacevole per nessuno avere giocatori non inclusi nella lista. A me era un passo che andava fatto nel rispetto della professionalità di questi ragazzi, che per consentire al mister di lavorare con un gruppo di giocatori adeguato, e quindi senza poi creare confusione nell'ambito delle sessioni di allenamento. Solo per voi, quindi. Sì. A che percentuale ti senti della soluzione in questo momento? Ma in questo momento è difficile dire le percentuali, perché mi sto allenando bene, però fino a che non giochi non lo puoi sapere. Comunque sicuramente non al top in questo momento, bisogna di lavorare, bisogna di ritmo gara, quindi sicuramente non al top. Famiglia contenta che sia tornata in Italia? O? Sì, la famiglia è contentissima, ancora loro sono in Inghilterra che stanno procedendo agli ultimi dettagli della casa, quelle cose lì. Contentissimi, quindi anche per loro un anno bello, speriamo. Ma troverete casa qui? Sì, certo. Qual è il tuo record sui 100 metri, se ti hanno mai collaborato? Non lo so. Non sono un 100 metrista sicuro. No, hai segnato il gol più veloce della nazionale? Sì. Il 9? No, 17 secondi. Ah, 17. Perché bagna la 20? Sì. Bene, signori. Sì, solo una cosa, giusto per precisare, perché non sapevo vedere quale Emanuele è venuta, non erano i capi. Tra l'altro era solo una delegazione di ragazzi che frequentano la curva, che è venuta a dare il benvenuto a Emanuele. Mi sono informato perché non si prova cose, quindi solo per una precisazione. E questa comunque è una cosa molto carina, che fa sentire anche l'affetto della parte della tifoseria nei confronti di chi come lui ha fatto una scelta, credo anche, ripeto, non banale, rinunciando anche a parte dei monumenti per sposare questo progetto sportivo. Grazie.